Oggi si festeggia San Alessandro Sauli, il padre Barnabita, che è stato vescovo in Corsica. Un giorno nella piazza di una città vivacizzata dai colori delle stoffe pregiate e dai profumi delle spezie d'Oriente, di un mercato in pieno fermento come in tutti i mercati, si fa avanti tra la folla, una folla vociante. Un uomo dall'aspetto fiero, vestito con abiti di foggia aristocratica. L'uomo porta sulle spalle un pesante fardello che richiama l'attenzione di tutti e che si staglia contro il cielo, come a volerne sfidare l'immensità. È un carico tanto doloroso quanto speciale. È la croce di Cristo. La gente mormora naturalmente perché non capisce. Anzi, schernisce lo strano uomo con la croce. Ma egli, noncurante di tutto ciò, trascina il legno santo sul terreno con lo sguardo luminoso di chi, nell'imitatio Christi, trova la sublimazione e il suggello ai propri anelati di fede. L'uomo si chiama appunto Alessandro Sauli. Nell'antica Roma, accanto al pontefice che celebrava il rito, vi era un accolito che di tanto in tanto ripeteva Age quod agis, era un'abitudine del tempo, vuol dire bada bene a quello che fai. Lo stesso avveniva con il padre Barnabita Alessandro Sauli, che per le sue frequenti estasi era spesso costretto a tenere con sé un confratello che serviva per ricordargli a che punto fosse la celebrazione, perché altrimenti la mistica l'avrebbe portato altrove. Alessandro, nato a Milano il 15 febbraio del 1534 da una nobile famiglia di origini genovesi, una famiglia appartenente alla nobiltà mercantile di quell'emporio dei Liguri, come è chiamata la Repubblica Marinara di Genova, Sauli rappresenta la tipica figura del religioso della Controriforma, religioso vissuto all'interno di quel rinnovamento della Chiesa propugnato da grandi santi, tra cui spicca San Carlo Borromeo, di cui egli fu confessore. Alessandro crebbe in un ambiente molto ovattato. Le amicizie altolocate della famiglia, da cui uscirono dogi, uscirono notabili di chiara fama, faceva sperare bene anche per il giovane una camera di onori. E così fu, almeno per un primo periodo, prima cioè del gran rifiuto di Alessandro, quando egli voltò le spalle alla fortuna che lo voleva in carriera alla corte dell'imperatore Carlo V, l'imperatore del Sacro Romano Impero in Germania. Alessandro, abbandonata ogni ambizione mondana, realizza il suo disegno di totale dedizione a Dio e ai fratelli. Professore universitario, uomo di cultura, dalla brillante oratoria, non disdegna i servizi più umili, come quello, per esempio, di rigovernare la cucina e di fare il sacrestano. Si dice infatti che con una mano suonava la campanella e con l'altra scriveva o leggeva. Ancora diciassettenne, mentre meditava di consacrarsi a Dio per dare prova della propria vocazione religiosa, il nostro santo si improvvisò predicatore, issandosi su un palchetto di cassette di ortaggi nella pubblica piazza del mercato milanese. E davanti a un pubblico davvero stupito e incuriosito, il santo parlò di Dio e della fugacità delle cose di questo mondo. Tra le altre doti, Alessandro possedeva una formidabile memoria. Pensate che mandava a memoria interi trattati della Summa Theologica di San Tommaso e anche le opere dei padri della Chiesa. Aveva soprattutto una grande devozione, la devozione alla Vergine Maria, alla quale egli si è consacrato in giovane età. Alessandro Sauli diventò prima superiore generale della sua congregazione, i padri Barnabiti,
E poi nel 1579 divenne vescovo di Aleria in Corsica, all'epoca un'isola selvaggia, un'isola poverissima, devastata dalla malaria e anche dalle scorrerie dei pirati. E lui diceva: bisogna servire Dio dove egli vuole. Era questo che ripeteva continuamente. La povertà del luogo e la totale disorganizzazione della Chiesa, quella Chiesa locale, non lo hanno certo spaventato. Qui almeno Dio non ci mancherà, diceva il santo. Per 20 anni ha lavorato senza risparmio, risparmio di energie, di forze, riformando, correggendo, soccorrendo i bisognosi. Più volte si interpose da paciere nelle frequenti allora faide tra famiglia e famiglia, tra paese e paese. È stato un padre sollecito del bene materiale e anche spirituale e autentico maestro di vita cristiana. Per la sua eroica dedizione si è meritato il titolo di angelo tutelare e padre dei poveri e ancora apostolo della Corsica. Nell'anno 1591 Papa Gregorio XIV, suo allievo spirituale, lo chiama alla prestigiosa sede di Pavia, dove egli si reca con l'entusiasmo di sempre, sebbene fosse ormai provato dalle fatiche. Nella nuova diocesi, il vescovo intende infatti applicare i decreti del Concilio di Trento, appena celebrato: predicazione, catechismo, seminario, formazione del clero, devozione popolare, riforma dei costumi, tutti i temi che lui ha voluto tradurre in pratica nella nuova diocesi. Ospita i poveri, i malati, gli schiavi liberati, i naufraghi e si espone di persona per pacificare, come dicevamo, le varie contese tra il popolo. Ma proprio mentre sta compiendo la sua prima visita alla diocesi, l'11 ottobre dell'anno 1593, Alessandro trova la morte a Calosso d'Asti a soli 59 anni. Già prima della sua morte si diffonde tra il popolo la fama di santità di Alessandro, che vanta subito moltissime grazie ottenute per intercessione del Beato Episcopo. Beatificato il 23 aprile del 1742, Alessandro Sauli viene canonizzato l'11 dicembre del 1904. E allora noi, per celebrare, per festeggiare e ricordare questo santo, rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. Cristo, Signore del dono senza contraccambio, illumina le nostre giornate. Nel vuoto di questo mondo che passa, apri il nostro cuore al tuo amore. Sì, insegnaci ad ascoltare nella gioia dell'adorazione. Ci vuoi felici, concedici di renderti grazie. Cristo, tu sei il capo della vite, noi le membra e i tralci. Il tuo spirito ci irrighi perché portiamo frutto. Sii benedetto per tante vocazioni al servizio che giungono per grazia e amore fino ai limiti dell'impossibile. Ricevi la lode del popolo santo, a gran prezzo strappato alle lacrime. Ricevi la lode dei risorti che vanno verso la tua dimora. Cristo, solo nella lode possiamo riconoscere questo mondo che passa e il regno di gloria che viene per chiamarci alla gioia senza nome. Amen.